Buonasera gentili telespettatori, questa sera con Turnover iniziamo un percorso diverso dal Turnover campionato che svolgiamo settimanalmente. Andiamo a parlare Turnover incontri. Turnover incontri è una costola di Turnover in cui cercheremo di parlare con gli addetti ai lavori, soprattutto ai campionati di eccellenza e promozione. Tutto questo perché vi domanderete? Tutto questo perché? Perché vogliamo capire da dove si deve iniziare, se si può iniziare, quando si inizierà. Per fare questo nel nostro primo appuntamento abbiamo con noi Giacomo Silietti, che è il segretario dell'Audax Cervinara, che oltre ad essere segretario dell'Audax Cervinara è un esperto di calcio, un esperto da tanti anni di calcio di eccellenza e promozione, quindi con lui possiamo aprire una discussione che non vi annoierà certamente e non sarà molto lunga, questo lo dico già a priori, però cercheremo di andare avanti su tanti argomenti. La prima domanda d'obbligo per Giacomo: ieri c'è stata una riunione in remoto con il presidente Zigarelli, tanti presidenti hanno mostrato volontà di non riprendere, c'è stato uno sfogo del presidente Gargiulo dell'Afro Napoli che dice si butta all'aria tutto ciò che abbiamo fatto. Io mi trovo concordo con lui perché sicuramente tanti presidenti hanno voglia di non buttare soldi nel calcio perché non si sa quando e come si inizierà, però sicuramente quelli che hanno già investito avranno da che ridire e io penso che sia la cosa più giusta cercare di ripartire anche per dare un segnale alla comunità. Secondo te? Franco, la situazione innanzitutto va dato atto al presidente Zigarelli di muoversi in sinergia con tutti i comitati regionali nazionali, perché ognuno ha una voglia di ripartire per quello che è essere un campionato. Però bisogna anche fare i conti con la pandemia, col Covid che non ha inventato lo Stato italiano, è un Covid a livello nazionale, i contagi sono quelli che sono, i morti sono quelli che sono. Quindi le attuazioni che ogni comitato andrà a valutare andrà fatto insieme al governo, è una commissione tecnica e scientifica. Questo per dire che ogni calciatore ha la voglia di ricominciare. Perché? Perché certamente in eccellenza, che è un campionato di valenza quasi nazionale, non come la Serie D, i protocolli non sono stati adottati come la Serie D. E cos'è un protocollo? Il protocollo significherebbe di fare un tampone prima e dopo la gara. Questo andava fatto prima. Non andava a dare un ristoro ai calciatori di eccellenza, andava un ristoro alla squadra, alla società. Faccio l'esempio del Cervinara. Il Cervinara ha 21-22 ristori mensili per 800 euro, per farci capire a dei spettatori proprio nella praticità sono 16.000 euro al mese. Se questi 16.000 euro invece di essere destinati ai calciatori e destinati alla società, la società poteva insieme alle altre società, per chiunque avesse chiesto un ristoro, poteva sviluppare delle sicurezze nei confronti del movimento, cioè tamponi prima e dopo la gara, ovviamente solamente per chi era positivo, e verificare in sé per sé il campionato giornale dopo giornata, come è stato fatto in Serie D, voglio dire. Parecchi presidenti dicono: noi abbiamo supportato in dignità per mantenere il movimento, per mantenere la squadra, da settembre ad oggi questo tipo di contesto. Oggi tu dici di ripartire ad aprile da zero con un campionato nuovo, con un nuovo calendario, e molti non si riconoscono in questo stato, in questo protocollo. Perché? Chi ha fatto sacrifici prima voleva essere riconosciuto dopo, chi non ha fatto sacrifici e faccio no e non spero di farmi degli amici, tipo la Grotta. Il Grotta non ha fatto nessun tipo di sacrificio, o se l'ha fatto prima perché il presidente Piccolo poi si è tenuto responsabile della situazione che si è creata al gruppo, della positività di parecchi calciatori, si è tenuto fuori. Oggi riprendere ad aprile da zero non è come il Lioni del presidente Peppe Zanzolù o di Gargiulo, come dicevi tu, che ha fatto sacrifici per tenere, o del Pianura, del Cerviano stesso. Ecco, parliamo di Michele Giordano, ha effettuato dei pagamenti settembre, ottobre, novembre, cioè voglio dire ristori, ha integrato i ristori a dicembre, cioè tutte queste persone hanno dei problemi in questo momento, hanno cacciato dei soldi, poi non venite riconosciuti questi sacrifici. Cosa significa? Non puoi ripartire da zero dicendo facciamo zero e poi partiamo da zero.
penso in Lombardia, o Contavecchio, il nuovo presidente del comitato regionale, in Veneto, in Piemonte, si è trovato di cercare di trovare una soluzione, dicendo partiamo ad aprile tutti insieme, però con il formato che cambiato, non c'è precedente. Cioè dico, si fa il solo giorno di andata, non sarebbe giusto, però si quantifica le partite, la prima insieme alle altre quattro fa i playoff. Cioè faccio un esempio, se c'è Milano nel suo campionato fa la prima, fa i playoff insieme alla seconda, alla terza, alla quarta e alla quinta e si giudica il campionato. Potrebbe essere una soluzione per dare risalto, perché chi ha fatto spese, chi ha fatto iscrizione, chi ha avuto mensilità e non viene riconosciuto in merito. Questo credo nei presidenti. È logico che la maggior parte oggi dica non vogliamo ripartire perché non ci sono le condizioni. Prime, ovviamente, mediche, perché bisogna anche farsi fronte a questo problema. Non è detto una possibilità, non è sintomatica, potrebbe creare una tragedia nel calcio dilettante e poi chi risponde di questa tragedia? Cioè esiste un protocollo che un presidente potrebbe assumere responsabile di fronte alla morte di un proprio calciatore? Penso che non esiste questo. Esiste una responsabilità fare dei turni infrasettimanali quando i ragazzi vanno ancora a scuola e quindi non hanno il loro compito. Cioè partire alle 2:30 da un proprio paese, recarsi a un campo di destinazione di calcio nei limiti possibili. Cioè ci sono tutti questi contrasti sia tecnici che effettivamente anche pratici, anche economici. Quindi io capisco tutti i presidenti. Va dato atto a Gargiulo, va dato atto a Giordani che vogliono accettare la ripartenza dei campionati, poi in seno alla sicurezza, a un seno protocollo giusto. Ma io non mi sento di condannare gli altri presidenti che non accettano in questo momento questo tipo di protocollo. E capisco anche i calciatori, scusami se mi porto avanti questo discorso, che dicono noi dei ristori 800 euro, non ne facciamo niente. Chi era abituato a prendere più, diciamo, più un rimborso più forte, più esoso. Però è il momento, forse c'è una legge in Parlamento che è stata approvata, ma c'è anche una legge scritta che forse tutte le società devono adottare un protocollo, un minimo e un massimo di stipendio per non creare questo tipo di, diciamo, di problematiche. Diciamo che, per riallacciandoci al discorso dei comitati regionali, Campania, Lazio, Lombardia vanno verso una direzione, il Veneto è sposato alla direzione di cui parlavi prima, fare un solo girone di andata, presidente Ruzza, un solo girone di andata per poi fare i playoff. Diciamo che si arriverà alla fine ad una sola cosa, anche perché la Serie D, l'eccellenza sarà equiparata alla Serie D, si aspetta solo che si cerca di mettere in atto un protocollo uguale. E ripeto, è un protocollo importante, anche perché io sono del parere, e non me ne vogliono, l'ho detto in tante trasmissioni, lo ripeto continuamente, oggi è il momento di far ripartire l'eccellenza. Molti dicono perché non la promozione, la prima, la seconda, la terza. L'eccellenza perché è un segno tangibile, ben chiaro. Non ripartire con la promozione vuol dire non farli restare fermi, dare un ristoro alle società che possono poi ripartire in tutta tranquillità. Però il discorso è questo: se non parte l'eccellenza, l'anno prossimo dalla Serie D non retrocederà nessuno, quindi non ci saranno promozioni perché si bloccheranno le retrocessioni e non ci saranno le promozioni. C'è modo di stimolare e di investire. Esatto. Quindi si deve, gioco forza, si deve per andare avanti ripartire. Logicamente si deve ripartire in tranquillità, con le dovute ristrettezze, anche perché è un campionato, viviamo in piena pandemia, purtroppo te sei qua con noi, lo hai vissuto in prima persona, sai benissimo cosa significa. Detto ciò, Giacomo, l'articolo 51 parla anche di una proroga dei campionati, quindi si può arrivare tranquillamente a luglio, teoricamente si può fare tutto. Certamente presidenti come Giordano, come il presidente del Costa d'Amalfi, il presidente del Pianura, il presidente del Gargiulo e tanti altri presidenti che stanno facendo ancora dei sacrifici anche a bocce ferme, tipo Salzarulo, vogliono andare avanti. Chi? Presidenti che hanno smantellato le proprie squadre perché hanno visto a modo loro lontano che non ci può essere una ripresa. Logicamente vanno per un'altra direzione. Detto ciò, Giacomo, tu hai parlato prima di una cosa importante che è una proposta che lo Stato ha fatto, quello del minimo e del massimo, anche come rimborsi spese, perché in eccellenza si parla di rimborsi spese. Io ho letto su dei social addirittura dei giocatori che equiparavano il giocare in eccellenza a un lavoro. Allora, io ho giocato, ringraziando Dio, tanti anni a questi livelli, vi posso dire che a 25 anni, capito che non potevo arrivare chissà dove, ho cercato un lavoro, ho
ho cercato una professione, quindi io non dico che si deve cercare il lavoro, per carità, però adattarsi a quello che si prende, perché logicamente oggi si può prendere 1000 euro, domani se ne prenderanno 500, e se addirittura, come dice Giacomo, c'è questa in embrione, questo motivo, alla fine saranno ancora ben pochi soldi. Quindi Giacomo, un tuo appello verso i calciatori, anche perché Cervinara ha una rosa importante che non ha smembrato nonostante le richieste di Serie D di tanti calciatori. Alla fine non ha smembrato perché i giocatori hanno abbracciato la causa, almeno fino a questo momento. Ma in parte io parlo anche di una testimonianza forte. Lo stesso nostro giocatore Guarro ha delle richieste, come con la Russo, come Faricino. Hanno ragione, perché in Serie D ha questo protocollo che permette forse di avere delle mensilità in base al contesto del campionato che andranno ad affrontare. Ma il problema io penso non sia questo in sé per sé, Franco. Bisogna dirsi la verità fino in fondo, perché se vogliamo affrontare il problema, come diceva Gattagismonto, Pasquale Carotenuto, giocatore rappresentante, che non puoi ora se tu consideri il campionato di eccellenza e promozione dilettante, lo devi prendere per così. Cioè, quelle che tu ti proponi il calcio è tutto in più di quelle che dovrebbe essere la tua vita privata. Però se dici io faccio 5 allenamenti pomeridiani, per me è un lavoro, e quindi va intrapreso come questo. Quindi i presidenti devono capire che per noi è un lavoro e devono corrispondere. Non a caso c'è una legge in Parlamento che è stata approvata. Io voglio vedere fra 2 anni chi presidente va a sposare una causa che deve versare contributi, deve stare a posto con l'INPS, con l'INAIL, per i calciatori. Ma dico la verità, non voglio essere proprio meschino. Ma io chiamo un giocatore, se devo dargli 1000 euro, gli dico 500 le voglio dare. Altri 500 vanno per i 2 contributi. Ci stai a questa condizione? Allora, ecco, questo sarà le cifre. Bravo, esatto. Quindi, questo è già successo nel Veneto, a Milano, in Lombardia. Quindi la verità è questa, il momento di affrontare è questo. Io dico invece di trovare una sinergia per trovare gli aiuti verso le società. Perché oggi, diciamo la verità, settembre è stato pagato il presidente Giordano, ottobre è stato pagato, un anticipo di stipendio è stato dato, un rimborso anche facoltativo è stato dato a dicembre. Ma tutte queste spese, chi presidente le recupera? Il presidente Lione ha fatto la stessa cosa in dignità, il presidente Lariani, cioè ognuno si è adoperato per quelle che è, per mantenere il movimento. Ma oggi se non si ferma il campionato non si riprende. A questi signori chi gli riconosce quello che è stato fatto? Nessuno, non c'è tracciabilità. Tu puoi dire hai dato 1000 euro a Franco, ma non gliel'hai dato. Voglio dire, la cosa importante è il ristoro, perché il ristoro lo Stato purtroppo ha cercato di andare avanti. Se diciamo la stessa cosa agli under, no? Diciamo, voi siete d'accordo di affermare o ristoro? Forse risparmierebbe, no, meglio ristoro. No, che l'under prendeva 200 euro, 250, oggi ne prende 800. Quindi voglio dire, il bicchiere bisogna vederlo mezzo vuoto e mezzo pieno. Quindi va dato atto a Spadafori, il Ministro dello Sport, che ha preso delle decisioni importanti, anche se impopolari. Però bisogna anche capire i presidenti, bisogna capire gli stessi calciatori. Ma alla fine dico, se bisogna ripartire, ripartiamo innanzitutto con sicurezza. Perché non è detto che un giocatore possa subire una positività e quella positività si trasmette in famiglia e poi si vede il dolore di quello che succede. La cosa importante è questa, ognuno di noi ci fa bello vedere di andare a giocare, innanzitutto poi andare a giocare senza pubblico, ma che partita è senza un pubblico? Allora io spero che sia comitato, che lo stesso Zicalelli per quanto riguarda la regione Campania, abbiano un buon senso di riprendere i campionati in seno sia al contesto societario, sia al contesto calcistico, quel dei calciatori, ma soprattutto anche al contesto di pubblico, ma questo bisogna rifarsi alle commissioni tecnico-scientifiche, al governo che autorizza, perché poi noi diciamo il calcio è una cosa, ma se tu riapri il calcio devi riaprire le piscine, devi riaprire le palestre, perché il contesto è unico, non puoi dirmi no, il calcio si gioca all'aperto, ma ognuno potrebbe dire anche io ho una piscina all'aperto, ho una palestra all'aperto, cioè ognuno ha diritto di lavorare per quelle che è. Quindi io capisco anche il governo che quando adotta delle decisioni le adotta in seno alla popolazione, alla sicurezza. Quindi ognuno è giusto che sposa la sua causa, ma è che sia una causa giusta però. Anche perché molti asseriscono, e qui andiamo a dire quello che dicono molti, si gioca sul calcio scommesso, quindi è normale che si possa andare avanti. Chiudendo il discorso della Serie D, c'è da dire che fra Serie D e Eccellenza c'è anche la differenza nello staff medico, perché una squadra come di Serie D porta i test igienici con sé, quindi c'ha il medico, c'ha chi li fa, c'è il fisioterapista, e diventa un discorso diverso. Certamente il nostro augurio è che diventa tutto uguale e si possa finalmente riprendere. All'origine c'è anche un minimo contratto che deve essere rispettato e depositato.
cosa che in eccellenza ancora oggi non viene riconosciuta. Quindi detto ciò, si devono rispettare queste regole. Speriamo che si possa riuscire a fare un determinato protocollo e che anche l'eccellenza, io dico l'eccellenza o eccellenza e promozione, possano ripartire in tranquillità. Speriamo ci si possa riuscire. Prego. Franco, vorrei sottolineare un confronto giusto, diretto fra calciatori e chi gli addetti alla U. Però voglio dire, Zicarelli si è fatto promotore, va riconosciuto di questa cosa, come tutti i presidenti della regione. Ora questo va riportato al governo, cioè a CONI, alla Lega del suo direttore. C'è un tempo tecnico, penso, no? Di adoperarsi per le soluzioni. Questo tempo tecnico è nei giorni di 30 giorni, 40 giorni, quindi già arriviamo a marzo. Quindi già sono previsti i ristori fino a marzo. Ecco, da marzo in poi si può cominciare il regionale. Ma è giusto che forse bisogna iniziare, perché l'eccellenza deve denominare, deve dare delle candidate per l'interregionale, e la stessa interregionale ha bisogno delle candidate per formare il raggruppamento che sia in futuro. Allora o si prende una sola soluzione, come dicevi tu, non è giusto bloccare le retrocessioni, significa sminuire anche diciamo, l'interesse del presidente di una squadra, perché a questo punto io non retrocedo, ne mando via nei 26 giorni di febbraio tutti i calciatori e faccio giocare la Juniores. Almeno non retrocedo, però questo, ecco, sminuisce il comparto. Io questo voglio evitare. Ognuno deve assumersi la responsabilità per quello che è il contesto del campionato. Io credo che l'eccellenza riparte ad aprile, secondo me, però con i giusti toni, però con le giuste considerazioni. Io questo mi spero. E c'è da dire, vado a finire, che effettivamente se non riparte l'eccellenza, sappiamo che la data è fissata il 5 marzo, 5 febbraio dovrebbe essere il DPCM che chiarisce se si parte o non si parte. Qualora non si parte e va in cantiere la proposta, quella che non si retrocede, perché se non si parte non si retrocede dalla D, molte squadre, i campionati di D saranno falsati, perché le squadre che sono nella parte bassa della classifica, indipendentemente dal mandar via o non mandar via i giocatori, non hanno più assilli, perché non devono lottare per salvarsi, mai risparmieranno sui calciatori, e quindi anche lì sarà falsato il campionato. Ma se vuoi aprire un contesto sul generale, che cos'è il calcio? Prima categoria, seconda categoria, terza categoria, professionale, amatoria, non faranno campionato, che la Lombardia già l'ha sospesa, come l'ha sospesa il Veneto, l'Emilia Romagna. Quindi c'è uno stato di aggregazione, perché lo sport è aggregazione, parliamoci chiaro, è cultura, è vita, è educazione. Quindi già questo manca, c'è qualcosa che manca a questo paese. Quindi è anche difficile chi deve decidere, voglio dire. I calciatori fanno un proprio interesse, dice, ma noi viviamo di calcio, ma non è detto nel calcio dilettante si vive solo di calcio. Questo era il discorso. Bene, abbiamo detto tutto. Incontro con Giacomo Siletti per turnover incontri, primo appuntamento è andato via. Nei prossimi appuntamenti porteremo qualche altro ospite per poter discutere semmai delle stesse tematiche, però in modo diverso, con altre novità. È veramente la fine per questo primo appuntamento. Arrivederci e grazie a Giacomo. Buonasera.